Venite, entrate in questa sala e aspettando il signor Jourdain, accomodatevi in quest'angolo. E voi? Accomodatevi da questa parte. Pronto? Sì, è pronto. Vediamo. Bravo. Ecco una cosa ben riuscita. Qualcosa di nuovo? Sì, è un'aria per serenata che gli ho dato a comporre qui aspettando che il nostro uomo si desti. Sì, può vedere com'è. Vedrete più tardi, con le parole, appena viene lui. È questione di momenti. Oh. Non manca il da fare adesso, a voi e a me. Davvero? Abbiamo trovato il tipo fatto su misura per noi. Dolce rendita questo signor Jourdain, con le sue fantasie di nobiltà e di eleganza. Il vostro ballo e la mia musica dovrebbero augurarsi che tutti gli somigliassero. Dal canto suo, vorrei che si intendesse un po' più delle cose che noi gli procuriamo. È vero, le capisce male, ma le paga bene. Ed è di questo soprattutto che le nostre arti hanno bisogno oggigiorno. Per conto mio, ve lo confesso, mi nutro anche un pochino di gloria. Ah. Sono sensibile agli applausi. E credo che in tutte le cose belle sia un vero supplizio prodursi davanti agli sciocchi e subire sulle proprie composizioni il barbaro giudizio degli imbecilli. È una soddisfazione, non dite di no. Lavorare per gente capace di capire le finezze di un'arte, gente che sappia far buona accoglienza alle bellezze di un'opera e con lusinghiere approvazioni compensarvi delle vostre fatiche. Sono d'accordo. Le apprezzo quanto voi. Infatti non c'è niente che appaghi più degli applausi di cui voi parlate, ma di quest'incenso non si vive. Le lodi pure e semplici non soddisfano un uomo, bisogna mescolarvi qualcosa di solido. E il miglior modo di lodare è lodare con le mani. Oh. Sì, è vero, questo nostro uomo è di scarso comprendonio. Parla vanvera di tutto, applaude solo a sproposito, ma i suoi quattrini correggono i giudizi del suo cervello. Il suo discernimento ce l'ha nella borsa. Le sue lodi sono moneta. E tutto sommato, questo borghese ignorante vale assai più per noi due, vedete, di quel nobile signore intenditore che ci ha presentati in questa casa. C'è qualcosa di vero in quello che dite. Ma credo che insistiate un po' troppo su quei quattrini. L'interesse è cosa così spregevole che un uomo da bene non deve mai mostrarvisi legato. Però i quattrini che il nostro uomo vi dà, ve li pigliate molto volentieri. Certo, ma non me ne faccio tutta la mia felicità. E vorrei che con tutte le sue ricchezze avesse un minimo di buon gusto. Piacerebbe anche a me. E non è a questo scopo che ambedue ci adoperiamo quanto possiamo. In fin dei conti, è lui che ci dà modo di farci conoscere nella grande società. Paga per gli altri quello che gli altri applaudiranno per lui. Oh, eccolo che viene. Beh, signori, che c'è? Vogliamo vedere la vostra piccola buffonata? Oh, come? Quale buffonata? Sì, là, come la chiamate? Il vostro prologo o dialogo di canzoni e di ballo? Come vedete, siamo pronti. Vi ho fatto un po' aspettare, ma è che quest'oggi ho voluto che mi vestano come si vestono i gentiluomini. E il sarto mi ha mandato un paio di calze di seta che ho creduto di non poter mai infilare. Ma noi siamo qui pronti
ai vostri comodi. Prego tutti e due di non andarvene finché non mi abbiano portato il vestito che desidero vediate. Sempre come vi piacerà. Sarò elegantissimo, dalla testa ai piedi. Non ne dubitiamo. Mi sono fatto fare questa vestaglia d'indiana. Oh, bellissima! Il sarto mi ha detto che i nobili vestono così la mattina. Sì, 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 e vi sta a pennello. La che? Olà i miei la che? Che cosa desiderate, signore? Che cosa desiderate, signore? Niente. Era per vedere se siete pronti ai miei ordini. Che ne dite delle mie livree? Magnifiche! Mi sono fatto fare anche questo costumino per fare gli esercizi la mattina. Ah, elegantissimo. La che? Signore? No, no, l'altro la che. Prendi. Sto bene così. Non si potrebbe essere più eleganti. Beh, ora vediamo la vostra faccenda. Vorrei prima farvi ascoltare un'aria che ha appena composta per la serenata che mi avete ordinato. È mio scolaro e per questo genere di cose ha talento grandissimo. Sì, ma non bisognava farla fare da uno scolaro, dato che neppur voi siete all'altezza per un simile lavoro. Signore, la parola scolaro non vi deve trarre in errore. Ve ne sono taluni che ne sanno quanto i più grandi maestri. E questa serenata è fra le più belle. Ascoltatela. Sì, un momento. Datemi la vestaglia, così sentirò meglio. No, forse starò meglio senza. Beh, dammela, andrà meglio così. Gli occhi e c'è mischiavo amor e che fareste a me dico belli ris se ti ama oimà oimà trattate senza cuore e che fareste a un nemico belli ris se chi ama oimè trattate senza cuore. Questa canzone mi sembra un po' lugubre, fa dormire. Metteteci un po' di brio qui e là. Signore, necessario che la musica segua lo spirito delle parole. Me ne avevano insegnata una volta una tanto bellina. Come faceva? A dire il vero non saprei. Sì, c'era una pecora. Una pecora? Credevo Giannettina, tanto dolce che bella, credevo Giannettina fosse un'agnellina, ma ora so in me che non è donna quella, ma tigre certo. Non ho mai sentito niente di più bello. E voi la cantate benissimo. E senza conoscere la musica. Dovreste studiarla, signore. Come fate per il ballo. Sono due arti che hanno stretti legami fra loro. E aprono la mente alle cose belle. I nobili imparano anche la musica. Certo. E allora l'imparerò anche io. Ma non saprei dove trovare il tempo perché oltre il maestro di scherma che mi dà lezioni ho fissato un maestro di filosofia.
che deve cominciare questa mattina. La filosofia, signore, è gran cosa, ma la musica, la musica! Musica e danza! Musica e danza contano più di ogni altra cosa! Senza la musica uno Stato non può sussistere! E niente più necessario agli uomini della danza! Niente più necessario ad uno Stato che la musica! E senza la danza l'uomo cosa saprebbe fare? Tutte le guerre, tutti i rovesci che voi vedete nel mondo accadono perché? Perché non si studia la musica! Ah, è vero, sì. E tutte le sventure degli uomini, tutti i rovesci funesti di cui sono piene le storie, gli sbarrioni degli uomini politici, i granchi dei sommi capitani, tutto ciò è venuto perché? Perché non si sapeva danzare? Come è possibile? Ma possibilissimo! La guerra non viene per la mancanza di accordo fra gli uomini? E se tutti gli uomini studiassero la musica, non sarebbe questo il mezzo per accordarci gli uni con gli altri ed avere nel mondo la pace universale? È vero, sì. E quando uno ha commesso un errore, o nelle sue faccende private, o governando uno Stato, comandando un esercito, non si dice sempre quel tale ha commesso un passo falso? Infatti si dice così. E fare un passo falso può dipendere da qualcos'altro che non sia il non saper danzare. Avete ragione tutti e due. Ah. Tutto questo per dimostrarvi l'eccellenza e l'utilità del ballo e della musica. Adesso ne sono convinto. Volete vedere come abbiamo lavorato? Sì. Ve l'ho già detto, è un piccolo saggio fatto da me tempo addietro sulle diverse passioni che si possono esprimere in musica. Benissimo. Orsù, disponetevi. Occorre, signore, che ci immaginiate vestiti da pastori. Ma perché sempre da pastori? Non si vede altro dappertutto. Dovendo far parlare in musica, si finisce per forza nel mondo dei pastori. Il canto è stato sempre attribuito ad essi. E non è naturale che nei dialoghi i principi e borghesi cantino le forze. La canzone è abbastanza ben farcita e vi sono dei proverbietti abbastanza graziosi. Ed eccovi un piccolo saggio dei più bei movimenti e delle più eleganti figure con cui si possa variare un ballo. Ancora pastori? Immaginatevi quel che preferite. Fate quello che vi pare. Uno, due, tre, cominciamo. Thank you.
Sì, la cosa non è sciocca e si dimenano bene quelli là. Quando al ballo si unirà il canto, farà ancora maggior effetto. Sì. Vedrete grandi eleganze nel balletto che vi abbiamo preparato. Sì, però bisogna far presto, perché la persona per la quale ho preparato tutto questo mi farà il grande onore di venire a pranzo qui. Ah, tutto è pronto? Sì. Però, signore, non basta. Una persona eccelsa come voi, che ha inclinazione per le cose belle, è necessario che offra un concerto ogni mercoledì o ogni giovedì in casa sua. E i nobili lo offrono. Certo. E allora lo offrirò anche io. E sarà bello. Bellissimo. Occorreranno 3 voci, tenore, soprano e basso, che saranno accompagnati da una viola, una tiorba, un clavicembalo per il basso continuo, più 2 violini per i ritornelli. E la tromba marina! È uno strumento che mi piace ed è armonioso. Lasciate fare a noi. Ma soprattutto ma ricordatevi di mandarmi musicanti. Avrete tutto ciò che desiderate. Ma soprattutto che il balletto sia bello. Ne sarete soddisfatto, specie per certi minuetti. Vedrete. Il minuetto è il mio ballo preferito. Voglio che vediate come lo danzo. Su, maestro, cominciamo. Un cappello, signore, per favore. La 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 cadenza per favore. La 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 gamba destra, la la la. Non scuotete così la testa, la 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 la. Le braccia sciolte, la 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 la. Alta la testa, punta del piede, voltate in fuori, drizzate il busto, la la la. Non ho visto mai niente di più bello. Ah, a proposito, insegnatemi come si fa l'inchino per salutare una marchesa. Ne avrò bisogno fra poco. Un inchino per salutare una marchesa? Sì, una marchesa che ha nome Dorimene. Datemi la mano. No, no, fatelo voi, me lo ricorderò certamente. Se volete salutarla con molto rispetto, come prima cosa dovete fare una riverenza arretrando. Poi avanzerete verso di lei facendo 3 riverenze indietro. Anzi, nuovamente in avanti, 3 riverenze. E infine vi inginocchierete fino ai suoi ginocchi. Ma fatemela vedere. Bene. 1 reverenza arretrando. 1, 2 e 3. Signore, è arrivato il maestro di scherma. Ah, bene, fatelo entrare qui a darmi la lezione. Voglio che mi vediate all'opera. Signore, cominciamo. Il saluto. In guardia. Dritto il corpo, un po' inclinato sulla coscia sinistra.
Non divoricate così le gambe. Piedi allineati. Polso sulla linea dell'anca. Punta della spada allineata con la spalla. Braccio non così teso. Mano sinistra all'altezza dell'occhio. Spalla sinistra più aperta. Testa alta, deciso lo sguardo. Un passo avanti, via. Uno, due, immobile il corpo. Toccate la mia lama di quarta e botta dritta. Via, via. Uno, due, in guardia, in guardia. Ripetete, rapido e deciso, via. Uno, due, in guardia. Un salto indietro. Oh. Quando portatelo a fondo, fate scattare in avanti prima la lama, tenendo sempre il corpo non esposto. Avanti, ripetiamo, quarta e botta dritta, via! Uno, due, in guardia, toccate la mia lama di terza e tirate di cartoccio, via! Via, ho detto, ma cosa aspettate? Terza e cartoccio, ah, sì. Via! Uno, due, in guardia, un passo avanti, fermo il corpo, un passo avanti, scattate da dove siete, terza e cartoccio, via! Via! Avanti, ho detto scattate! Ma cosa aspettate? Due! In guardia! Un salto indietro! Oh, ma cosa fate? In guardia, in guardia! Oh. Ah, fate prodigi! Veri prodigi! Oh, ma ve l'ho già detto! Tutto il segreto delle armi sta in due sole cose. Nel dare e nel non ricevere. E come vi ho fatto constatare l'altro giorno in sede dimostrativa, è impossibile che le pigliate se sapete deviare la spada dell'avversario dalla linea del vostro corpo. Dipende solo da un piccolo movimento del polso. All'indentro e all'infuori. All'indentro e all'infuori. Ah, in questo modo allora uno, anche senza essere un cuor di leone, è sicuro di accoppare l'avversario e di non essere accoppato. Oh, sicurissimo. Non avete visto la dimostrazione? Sì, sì. E da ciò si vede in quale considerazione dobbiamo essere tenuti noi altri in uno stato. E quanto si impone la scienza delle armi su tutte le altre scienze che non hanno costrutto, come la danza, la musica. No, andiamoci piano, signor Spadaccino. Parlate con dovuto rispetto della danza. Imparate, vi prego, a tenere in maggior conto l'eccellenza della musica. Siete proprio divertenti voi altri a voler paragonare le vostre scienze con la mia. Ma sentite un po' il grand'uomo! Ecco un buffo animale con tanto di piastrone. Caro maestro, maestrino di ballo, vi farei ballare io come si deve. E voi, maestrucolo di musica, vi farei cantare a squarciagola. Oh! Messer Batiferro, vi insegnerò io il vostro mestiere! Eh? Ma siete matto ad attaccar briga con lui che si intende di terza e di quarta e può ammazzare un uomo col solo metodo dimostrativo? Come la rido io delle sue ragioni dimostrative, calma, della sua terza, calma, e della sua quarta! Come? Insolente! Se vi salto addosso! No, se via quanto! Ah, vi stritolerò in tal modo! Vi bastonerò tanto e poi tanto! Ma lasciate che mi insegni! Signori, calma! Oh, signor filosofo! Arrivate a proposito con la vostra filosofia. Venite un po' a metter pace fra questi qua. Cosa succede? Di che si tratta, signori? Si sono messi a litigare per la preferenza delle loro professioni. Se ne sono dette di tutti i colori e quasi vengono alle mani. Ma come, signori? È il caso di andare in collera così? C'è qualcosa di più basso e vergognoso di questa passione che di un uomo fa una bestia feroce? E non deve essere la ragione a guidare tutti i nostri atti? Ma che dite? Costui viene a ingiuriarci, disprezzando il ballo che è la mia professione, la musica che è la professione del mio collega. Sì, sì, sì. Il saggio è al di sopra di ogni ingiuria che gli si possa rivolgere. E la più bella risposta da dare agli oltraggi è la pazienza e la moderazione. Ambedue hanno l'ardire di voler paragonare la loro professione alla mia. E per questo vi agitate? Non di vanagloria né di posizioni sociali gli uomini devono disputare tra loro. Ciò che veramente ci distingue gli uni dagli altri è la saggezza e la virtù. Io voglio dimostrargli che il ballo è una scienza a cui non si fa mai abbastanza onore. E io che la musica in tutti i secoli fu venerata. Io invece sostengo che la scherma è la più bella e la più necessaria di tutte le scienze. E che sarà allora la filosofia?
Vi trovo tutte e tre molto insolenti nel parlare davanti a me con codesta arroganza e a dare impudentemente il nome di scienza a cose che non bisogna neanche onorare del nome di arte, ma che possono appena essere definiti mestieri miserabili. Gladiatore, strimpellatore, salti in banco. Fila, filosofo da strapazzo. Vattene, pedante cialdrone. Sparisci, scocciatore della malora. Furfanti che non siete altro! Mascalzoni! Farabutti! Impostori! Oh, non fate così! Impostori, farabutti! Sotticoni! Mascalzoni! Farabutti, impostori! Sotticoni, farabutti! Ah, si apre anche la versa di conca! Calzato e vestito! Stai di qua! Oh, picchiateli quanto volete! Non so cosa farci e non voglio sciuparmi il vestito per separarmi, sì? Sarei un bel matto a ficcarmi in mezzo a loro per buscarmi qualche pugno e farmi male. Veniamo alla nostra lezione. Oh, signor filosofo, sono spiacente delle botte che vi hanno dato. Non è nulla. Un filosofo prende le cose così. Ahi, come vengono. Ma passiamo oltre. Cosa volete che vi insegni? Tutto quello che potrò, perché ho una gran voglia di diventare un dotto e non mi do pace al pensiero che mio padre e mia madre non mi abbiano fatto studiare tutte le scienze quando ero giovane. Sentimento giusto, Nansina, dottrina, vita est, quasi mortis imago. Voi capite, vero? E conoscete senza dubbio il latino. Sì, ma fate conto che non lo sappia e spiegatemi cosa vuol dire. Vuol dire che senza sapere la vita è quasi un'immagine della morte. È un bravo latino quello lì. Conoscete qualche principio, qualche nozione delle scienze? Sì. So leggere e scrivere. E da dove volete che cominciamo? Volete che vi insegni la logica? Cos'è questa logica? Insegna le tre operazioni della mente. Quali sono queste tre operazioni della mente? La prima, la seconda e la terza. La prima, la seconda e la terza. No. No, questa logica non mi garba, no, impariamo qualcosa di più grazioso. Ecco. Volete che vi insegni la morale? La morale cosa ci insegna questa morale? Tratta di felicità, insegna agli uomini come moderare le proprie passioni. No, io sono bilioso come 100 diavoli e non c'è morale che tenga. Se mi piace voglio andare in collera quanto mi pare. Volete che vi insegni la fisica? Cos'è questa fisica? È la scienza che tratta della natura, degli elementi, e ci insegna a conoscere minerali, piante, pietre, tuoni, lampi, fulmini. No, c'è troppo frastuono, troppo fracasso in quella roba lì. No. Cosa volete allora che vi insegni? L'ortografia. E poi mi insegnerete l'almanacco per sapere quando c'è la luna e quando non c'è. Sia. Per orientarsi a trattare questa materia da filosofo, bisogna cominciare, secondo l'ordine delle cose, da un'esatta conoscenza delle lettere dell'alfabeto e del diverso modo di pronunciare ciascuna di esse. In quanto a ciò, vi devo dire che le lettere si dividono in vocali, così chiamate perché esprimono la voce, e in consonanti, dette così perché suonano insieme alle vocali. Le vocali o voci sono 5. A, E, I, O, U. E qui capisco tutto. La vocale A si forma aprendo bene la bocca. A. A. La vocale E avvicinando la mascella inferiore a quella superiore. A, E. A. E. La vocale I avvicinando ancora di più le mascelle tra loro e allontanando gli angoli della bocca verso le orecchie. A, E, I. A, E, I. Oh. Oh, oh. Ah. La O si forma riaprendo le mascelle e riavvicinando gli angoli della bocca. O, O. O, O, O. La vostra bocca forma proprio un piccolo cerchio che rappresenta una O. Come o. Si? O. Ah. O. E la vocale
vocale U si forma avvicinando i denti tra loro, ma senza unirli e sporgendo le labbra in fuori. U. È difficile? U. No. U. U. Le vostre labbra si allungano come se faceste il broncio. Difatti, se volete fare il broncio o prendere in giro qualcuno, basta che gli facciate... U. 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 Domani vedremo le altre lettere, cioè le consonanti. E ci sono cose curiose come queste? Ah, senza dubbio. La consonante D, per esempio, si pronuncia battendo con la punta della lingua sui denti superiori. Da, da, da. Da, da, da. E la da. F poggiando con i denti superiori sul labbro inferiore. Fa, fa, fa. Fa, fa, fa. E la R portando la punta della lingua contro il palato, in modo che la lingua, spinta dall'aria che esce con forza, cede e ritorna sempre allo stesso punto, producendo una specie di tremolio. Ra, ra, ra. Ja, ja, ja. Ra. Ja. R. R. Ra. Ja. Vi insegnerò tutte queste curiosità. Ah, e vi ringrazio moltissimo. Ora vorrei farvi una confidenza. Io sono innamorato di una dama dell'aristocrazia e vorrei che mi aiutasse a scrivere qualcosa in un biglietto che vorrei lasciarle cadere ai suoi piedi. Benissimo. È qualcosa di galante, naturalmente. Volete scriverle qualche verso? No, niente versi. Soltanto una prosa? No, né prosa né versi. Se si scrive, lo si fa o in prosa o in versi. Non c'è altro? Sì, non c'è altro. Tutto quello che non è prosa è verso e tutto quello che non è verso è prosa. E quando si parla che roba è? Prosa. Come? Quando dico a Nicoletta portami il berretto da notte e dammi le pantofole, questa è prosa? Sì, signore. Da più di 40 anni parlavo in prosa. E sono gratissimo d'avervelo insegnato. Dunque, io vorrei metterle nel biglietto. Bella Marchesa, i vostri begli occhi mi fanno soffrire d'amore, ma vorrei che fosse detto con gentilezza, con galanteria. Ma bisognerà aggiungerci qualche frase. No, solo le parole che vi ho detto, però disposte per benino secondo la moda. Vi prego di ripetermele per vedere in quanti modi si possono disporre. Anzitutto, come avete detto voi, bella Marchesa, i vostri begli occhi mi fanno morire d'amore. Oppure, d'amor mi fanno i vostri begli occhi, bella Marchesa, morire. Oppure, bella Marchesa, morire mi fanno i vostri begli occhi d'amore. Oppure, Marchesa, i vostri begli occhi mi fanno morire d'amore. Ah, e fra tutti questi modi, qual è il migliore? Quello che avete detto voi. Bella Marchesa, i vostri begli occhi mi fanno morire d'amore. Eppure non ho studiato e mi è venuto così di primo acchito. Vi ringrazio moltissimo e vi aspetto qui presto domattina. Non mancherò. Ma come, il sarto non mi ha ancora mandato l'abito nuovo? Oh, maledetto sarto, mi trascina per le lunghe proprio oggi che ho tante faccende da sbrigare. Oh, maledetto sarto, se l'avessi fra le mani quel cane di sarto, quel traditore di sarto. Siete qui? Stavo per andare in collera con voi. Non sono potuto venire prima, pur avendo messo 20 lavoranti intorno al vostro vestito. Mi avete mandato un paio di calze di seta che ho fatto una fatica del diavolo ad infilarmele. Si sono già smagliate in due punti. Oh, si allargheranno sì troppo. Ah sì, se romperò tutte le maglie. E anche le scarpe che mi avete mandato mi fanno un male del diavolo. Niente affatto, come signore. Come niente affatto, signore? No, non vi fanno un male del diavolo. Ma come non mi fanno un male del diavolo? Ve lo immaginate. Ma lo immagino perché lo sento, ma guardate che bel modo di ragionare. Ecco qui il più bell'abito che si sia mai veduto a corte. È il più adatto. È un capolavoro l'aver inventato un vestito serio senza cadere nel solito nero. Sfido i migliori sarti ad essere più bravi e più rapidi. Ma avete messo i fiori all'ingiù? Non mi avevate detto di volerli a nessuno. C'era bisogno di dirlo? Naturalmente, i nobili li portano in questo modo. I nobili portano, certo, i fiori? Signor. E allora va bene. Se preferite. No, va bene. Basta solo che lo diciate. Ho detto che va bene. Credete che l'abito
mi andrà bene? Oh, bella domanda! Sfido qualsiasi pittore a farvene col pennello uno più perfetto. Ho un lavorante che per tagliare e cucire un paio di calzoni è il più gran genio del mondo. E un altro che per creare un giustacuori è l'eroe dei nostri tempi. E la parrucca e le piume sono come devono essere? Potete stare tranquillo. Ma, signor Sarto, ma cosa vedo? Questa è la stoffa dell'ultimo abito che mi avete fatto, la disconosco bene. Mi sembrò così bella che ho voluto tagliarne fuori un vestito anche per me. Sì, ma non bisognava tagliarla fuori dalla mia. Volete indossare l'abito nuovo? Sì, date! Un istante, non è cosa da farsi così alla leggera. Ho condotto qua alcuni miei lavoranti per vestirmi a suon di musica. Ah. Abiti come questo vanno indossati con solennità. Sì. Entrate voi anche. Mettete quest'abito al signore nel modo che adoperate con i gentiluomini. Signor gentiluomo, compiacetevi di dare una mancia a questi ragazzi. Come mi avete chiamato? Signor gentiluomo. Signor gentiluomo. Oh, signor gentiluomo. Ecco cosa vuol dire abbigliarsi come i titolati. Vestitevi sempre da borghese, nessuno vi dirà mai signor gentiluomo. Ecco, prendete. Questo è per il vostro signor gentiluomo. Grazie. Cavaliere, vi siamo assai grati. Oh, cavaliere. Non è certo parola da poco, cavaliere. Merita qualcosa questo cavaliere. Ecco, prendete. Questo ve lo dà il cavaliere. Verremo subito tutti noi, cavaliere, alla salute di vostra eccellenza. Parola mia, se arriva a dirmi altezza, gli do tutta la borsa. Ecco, questo è per la mia eccellenza. Grazie. Monsignore, molto umilmente la ringraziamo della sua generosità. Ma meglio così, stavo per mollargli tutto. Mm.
gentiluomo, vestito come un gentiluomo. Mi hanno chiamato cavaliere. Come la gente mi guarda. Ecco, anche Sua Eccellenza mi hanno detto, sono un gentiluomo. Sono un gentiluomo io. Tutti mi guardano, tutti mi guardano. Ed ora seguitemi. Voglio mostrarmi per la città col mio abito nuovo. E ricordatevi di starmi vicino. Si deve ben capire che siete al mio servizio. Chiamatemi Nicoletta. Ho ancora qualche ordine da darle. Ah no, aspettate. Eccola. Nicoletta? Comandante? Che hai da ridere? Ma come siete conciato? Che intendi per conciato? Ma che razza di canaglia, mi vorresti prendere in giro? No, neanche per sogno, signore, ci mancherebbe altro. Beh, guarda che te le darò se ridi ancora, eh. Signore, non posso farne a meno. Vuoi farla finita? Oh, signore, vi chiedo scusa, ma siete così buffo che non posso tenermi da ridere. Questa tanta insolenza. Senti, guarda che io ti... Senti, se ridi ancora ti rifilerò un ceffone che ricorderai per tutta la vita. Ecco fatto, signore. Non rido più. Guardatene bene. Devi pulire subito. Ho detto, bisogna che tu pulisca. Bisogna che tu pulisca il salotto. Da capo! Oh, sentite, padrone. Picchiatemi pure, ma lasciatemi ridere. Scoppio dalla rabbia. Per piacere, padrone. Lasciatemi ridere. Se non rido, scoppio. Ma hai visto tanta insolenza? Mi viene a ridere in faccia invece di seguire i miei ordini. Che cosa comandate? Tu pensi birbantaccia a rassettare la casa per gli invitati che stanno per arrivare? Ah, parola mia, la voglia di ridere mi è bella passata. Tutti i vostri ospiti fanno un tale pandemonio qui che soltanto a pensarci vado in bestia. Sentila! Non dovrò mica per la tua bella faccia sprangare la mia porta a tutti. Oh, a certa gente dovreste proprio fare così. Ah, ecco un'altra delle sue. Ma cosa vuol dire, signor marito, questa mascherata? Volete burlarvi della gente bardato in questo modo o vi piace che dappertutto si facciano beffe di voi? Di me, moglie mia, si faranno beffe solo gli stupidi e le sciocche. Veramente non si è aspettato fino ad oggi. È da quel dì che i vostri modi fanno ridere tutti. Chi sono questi tutti, per favore? Tutti quelli che ragionano ed hanno più buon senso di voi. Da parte mia sono scandalizzata per la vita che conducete. Io non so più che cosa sia casa nostra. Si direbbe che ogni giorno qui sia giovedì grasso. Fin dal mattino di buon'ora, per non perdere tempo, c'è un frastuono di violini, di canterini che scocciano tutto il vicinato. Ma la signora dice bene. Io non riesco più a tenere la nostra casa pulita con quel branco di gente che vi tirate dietro. Pare che i loro piedi vadano a cercare tutto il fango che c'è nella città per portarlo qui. Beh, cara la nostra serva Nicoletta, ci calate un po' troppo per una contadina. Nicoletta ha ragione e ha molto più buon senso di voi. Io vorrei proprio sapere, ma che cosa ve ne fate di un maestro di ballo alla vostra età? E di un gran spadaccino che a forza di battere i piedi ci sconquassa la casa e ci smuove tutte le mattonelle della sala? Zitta, serva! E anche voi, moglie! Volete imparare a ballare per quando non avrete più gambe? O smaniate di ammazzare qualcuno? No, finitela! Siete due bestie e non sapete i vantaggi di tutto ciò. Dovreste pensare piuttosto ad accasare vostra figlia, che è in età da marito. Penserò a dar marito a mia figlia quando si presenterà un buon partito. Per ora voglio pensare soltanto ad imparare le cose belle. Ah, ho anche sentito dire, signora, che oggi, per completare la razione, ha preso un maestro di filosofia. Proprio così.
Voglio imparare, voglio essere istruito per saper parlare di qualsiasi cosa fra le persone per bene. Ah, uno di questi giorni andrete magari in collegio a farvi dare delle nerbate. E perché no? Perché no? Eh? Perché no? Vorrei sincero che mi dessero delle nerbate ora qui davanti a tutti e sapessi quello che si impara a scuola. Ah, sì, davvero. Almeno vi raddrizzerebbero le gambe. Senza dubbio. Tutte cose adatte a mandare avanti la casa. Ma finitela, siete due bestie ed io mi vergogno della vostra ignoranza. Esempio, lo sapete voi cos'è quello che dite in questo momento? Sì, sì, io so che quello che dico è molto giusto e voi dovreste pensare a cambiare vita. No, non parlo di questo, vi chiedo cosa sono le parole che state dicendo. Parole molto sensate sono, ma la vostra condotta no, non lo è davvero. Non parlo di questo, ripeto, vi chiedo cosa sono le cose che io sto esprimendo ora in vostra compagnia. Fanfalucche. No, non è così. Quello che diciamo ambedue, il linguaggio che adoperiamo. Beh. Come si chiama? Ma lo si chiami pure come si vuole. Si chiama prosa ignorante. Ah, prosa. Oh, sì signore, prosa. Tutto quello che è verso non è prosa. E tutto quello che è prosa non è verso. Ecco cosa vuol dire studiare. Oh! Tu, per esempio, lo sai come si fa per dire U? Come? Sì, quando dici U, cosa fai? Ma che cosa? Di un po' U per vedere. U? Sì. Va bene, ma quando dici U, cosa fai? Oh, faccio quello che mi dite. Che bestia. Tu allunghi il labbro in fuori e avvicini le labbra superiore a quella inferiore. Vedi, faccio il broncio. Che bello! Una vera meraviglia! E questo è niente. Se aveste visto fare e da. Che cosa sono, marito mio, tutte queste scemenze? Da che male fa guarire? Che rabbia sentire donne così ignoranti. No, date retta, voi dovreste mandare a spasso tutta quella gente con le loro buffonate. Ecco, a cominciare da quel maestro di scherma che mi riempie di polvere tutta la casa. Ti sta proprio sullo stomaco quel maestro di scherma, Voglio proprio farti vedere quanto sei impertinente. Spade, rosa, cappello, prendi. Siete pazzo. Saluto. Ragione dimostrativa. La linea del corpo. Quando si attacca di terza, si fa così. Quando si attacca di quarta, si fa così. Questo è il modo per non essere mai ammazzato. E non è un gran bene essere sicuri del fatto proprio se capita di battersi con qualcuno? Attaccami per provare, vediamo se riesci a colpirmi. Chiudo anche gli occhi, sono sicuro. Prova. Che ci vuole? Prova, se sei capace. Prova. Nicoletta, cosa stai? Ecco! Nicoletta, finiscila! Nicoletta, grazie di Villara! Nicoletta, un po' di garbo, sai! Nicoletta, finiscila! Basta! Ma siete voi che mi dite di attaccare? Sì, ma tu mi attacchi di spalle, poi mi attacchi di terza, prima che di quarta e non aspetti che io pari! Siete impazzito, marito mio, con tutte le vostre stramberie. Vi hanno preso da quando volete frequentare i nobili. Se frequento la nobiltà dimostro di avere sale in testa. Certo, assai più che correre dietro ai vostri borghesucci. No, sì, è proprio vero. Un bel guadagno avete fatto con i vostri nobili. Affari d'oro avete combinato con quel vostro signor conte di cui vi siete infatuato. Basta, voi parlate a vanvera. Non sapete di chi parlate quando parlate di lui. È un personaggio assai più importante di quanto credete. È un signore tenuto in alta considerazione a corte che parla col re così come io parlo con voi. Ha per me attenzioni da non credere e gentilezze che mi lasciano confuso. Ah, sì, sì. Attenzioni, gentilezze e richiedi quattrini in prestito. E con questo? Potrei forse rifiutare qualche prestito a un uomo della sua condizione?
e potrei far di meno per un signore che mi chiama suo grandissimo amico. E questo gran signore che cosa fa per voi? Cose che farebbero strabiliare se si risapessero. E quali? Non posso spiegarmi, vi basti sapere che se gli ho prestato del denaro me lo restituirà e presto. Ah, sì, avrete un bel aspettare. Mi ha forse dato la sua parola d'onore? Sì, sì, non mancherà di mancare. Me l'ha giurato sulla sua fede di gentiluomo. Chiacchiere. Ma siete davvero ostinata, moglie mia! Vi dico che manterrà la parola, ne sono certo. E io sono certa di no. E tutte le sue moine sono soltanto per abbindolarvi. Zitta, eccolo. Non ci mancava altro, forse verrà a chiedergli un altro prestito. Mi viene il voltastomaco appena lo vedo. Zitta, vi dico! Signor Jourdain, mio caro amico, come state? Benissimo, sempre pronto a rendervi i miei piccoli servigi. E la signora Jourdain, che vedo con piacere, come sta? La signora Jourdain sta come può. Caspita, che eleganza, signor Jourdain. Credete? Avete un'aria distintissima con quest'abito. A corte non abbiamo giovani meglio fatti di voi. E via. Lo gratta dove gli prude. Voltatevi. No. Che eleganza. Parola mia, signor Jourdain, avevo una gran voglia di vedervi. Siete la persona che stimo di più al mondo e anche stamattina parlavo di voi in camera del re. In camera del re? Oh, mi fate troppo onore, signor Conte. Sono vostro debitore, come sapete. Sì, lo sappiamo anche troppo. Zitta. Voi mi avete prestato generosamente denaro in diverse occasioni e riconosco che mi avete favorito con grandissimo garbo. Oh, signor Conte, e voi scherzate. Ma io restituisco il denaro che mi viene prestato e sono riconoscente dei favori che mi si fanno. Non ne dubito, signor Conte. Voglio sdebitarmi con voi. Oh. E sono qui appunto per fare i conti insieme. Ecco, vedete bene il vostro torto, moglie mia. Io sono un uomo che ama disobbligarsi più presto che può. Cosa vi dicevo? Vediamo allora quanto vi devo. Eccovi servita con i vostri ridicoli sospetti. Ricordate bene il denaro che mi avete prestato? Oh, credo di sì. Oh, mi ho fatto un piccolo appuntino. È dato una volta 200 luigi. È vero? Un'altra volta 120. Sì. Un'altra 140. Giusto. In tutto 460 luigi, cioè 5.060 lire. Il conto esatto, 5.060 lire. 1.832 al vostro piumaio. Perfettamente. 2.780 al vostro sarto. È vero. E 4.379 lire, 12 soldi e 8 denari al negoziante di stoffa. 12 soldi, 8 denari al negoziante, il conto esatto. E 1.748 lire, 7 soldi, 4 denari al sellaio. Perfettamente. E quanto fa in tutto? Fin qui. Sono 15.800 lire. Il conto totale, giusto? La somma esatta? 15.800 lire. No, aggiungete altre 200 pistole che mi darete ora e così faranno 18.000 lire, tonde, che vi restituirò alla prima occasione. Non l'avevo azzeccata. Vi incomoderà a darmi quanto vi chiedo? No, signor Conte. Considero una grossa mucca da mungere. State zitta! Perché se vi incomodasse io mi rivolgerei ad un altro. No. Ma no, signor Conte. Non sarà contento fino a quando non vi avrà rovinato. Volete star zitta? Basta che lo diciate, sì, se vi disturba. No, signor Conte. È un autentico sfruttatore. Volete farla finita? La spillerà fino all'ultimo soldo. Ma volete chiudere il becco? Parecchie persone mi farebbero prestito con gioia, ma siccome siete il mio migliore amico, mi sembrerebbe di farvi torto a rivolgermi ad un altro. No, signor Conte, sempre vado a prendervi quanto vi serve. Ma come? Ma anche questi gli darete? Che fare? Potrei rifiutare qualcosa a un signore che ha parlato di me stamattina in camera del re? Siete un vero Barbagianni. Che avete, signora Jourdain, che mi sembrate malinconica? Oh.
Ho la testa più grossa d'un mulino a vento, e sì che non è gonfia. E la signorina vostra figlia? Dov'è che non la vedo? La signorina mia figlia sta bene dove si trova. E come sta? Sta sulle sue gambe. Non vorreste uno di questi giorni venire con lei a vedere la commedia ed il balletto che si danno a corte? Oh, ma davvero? Abbiamo proprio una gran voglia di ridere, proprio una gran voglia di ridere abbiamo. Penso, signora Jourdain, che da giovane abbiate avuto molti spasimanti, bella ed amabile come eravate. Erdinci, forse che la signora Jourdain è decrepita e che la sua zucca già le tentenna? Scusatemi, signora Jourdain, non pensavo che siete giovane. Spesso sono distratto. Perdonatemi l'impertinenza, vi prego. Sono 200. Eccoli, 200 pistole. Sonanti. Vi assicuro, signor Jourdain, che vi sono assai grato e che ardo dal desiderio di rendervi un favore a corte. Oh, obbligatissimo, signor Conte. Se la signora Jourdain vuol venire a vedere il balletto, le farò assegnare i migliori posti in sala. La signora Jourdain vi bacia le mani. La nostra bella marchesa, come vi ho avvertito ieri con il mio biglietto, fra poco sarà qui per il balletto e per il pranzo e l'ho finalmente convinta ad accettare il dono che volete farle. E vi prego, tiriamoci un poco più in là. Voi capite bene il perché. Sono 8 giorni che non vi vedo e non vi ho potuto dare notizie del diamante che mi consegnaste perché io gliene facessi dono da parte nostra. Ma è stata una fatica del diavolo vincere i suoi scrupoli e soltanto oggi si è decisa ad accettarlo. E come le è sembrato? Stupendo. Credo di non sbagliare dicendo che la magnificenza di quel diamante avrà sul suo animo un effetto prodigioso. Oh, volesse il cielo! Se sta un po' con lui non riesce più a lasciarlo. Le ho fatto capire nel miglior modo possibile la magnificenza del dono e la grandezza del vostro amore. Signor Conte, voi mi colmate di cortesia. Io sono trasecolato a vedere una persona del vostro rango abbassarsi a fare per me quello che voi fate. Scherzate, fra amici simili scrupoli. Non fareste voi lo stesso per me se se ne presentasse l'occasione? Certamente, e con tutto il cuore. Come mi sta sullo stomaco quell'individuo? Signor Conte. Da parte mia non vado a nulla quando si tratta di favorire un amico. E quando voi mi diceste della vostra passione per quell'avvenente marchesa che io già frequentavo da tempo, vedeste bene che subito mi offrì per agevolare il vostro amore. Certo, e sono complimenti che mi lasciano completamente confuso. Ma non se ne andrà mai. Non si trovano bene insieme. Avete trovato la via giusta per arrivare al suo cuore. Sì. Le donne hanno un debole per le spese che si fanno per loro e le vostre frequenti serenate, i continui mazzi di fiori, i meravigliosi fuochi d'artificio che ammirò sul lago, il diamante che le avete donato, il banchetto che state per offrirle, tutto ciò dispone l'animo suo in vostro favore assai di più di tutti i nostri discorsi. Io farei qualsiasi spesa pur di trovare la via del suo cuore. Una dama dell'aristocrazia ha per me un fascino irresistibile e l'onore di servirla io l'acquisterei a qualsiasi prezzo. Che cosa avranno da dirsi così a lungo? Accostati per sentire ma senza fartene accorgere. Fra poco avrete il piacere di vederla e potrete godere della sua bellezza a vostro agio. Io per essere in piena libertà ho fatto in modo che mia moglie vada a pranzo da mia sorella dove passerà tutta la serata. Saggia cautela, perché ci avrebbe messo nell'imbarazzo. Ho dato io al cuoco gli ordini necessari per il pranzo e per tutto quello che servirà per il balletto, il quale è una mia creazione, e se l'esecuzione corrisponderà all'idea sono sicuro che lo giudicheranno. Come? Vi prego, seguitemi. Ah, signora, la curiosità mi è costata cara.
Ma qualcosa bolle in pentola, perché parlano di una faccenda nella quale non vogliono che voi ficchiate il naso. Non è da oggi, Nicoletta, che sospetto di mio marito. O prendo una gran cantonata o c'è in ballo qualche amore da strapazzo. Ma voglio scoprire che cosa sia. Ma adesso pensiamo a mia figlia. Tu sai quanto l'ama Cleonte. Quel giovane mi va a genio e mi avrà per alleata. Che gioia, signora, sentirvi dir questo, perché se a voi garba il padrone, il suo servitore garba altrettanto a me. E magari il nostro matrimonio si potesse fare all'ombra dell'oro. Vai a cercarlo da parte mia. Digli di venire qui subito per chiedere col mio aiuto la mano di Lucilla a mio marito. Oh, corro e con gioia, signora. Non potevate darmi incarico più piacevole. Ah, già immagino quanto li farò felici. Capitate al momento giusto, sono ambasciatrice di gioia, venivo! Vattene, perfida! E non mi seccare con le tue menzogne. Ma è così che ricevi... Vattene, ti dico! Vai da quell'impostora della tua padrona e dille che mai più in vita sua ingannerà il troppo credulo Cleonte. Ma che frenesie sono queste? Oh, mio povero Coviello, spiegamelo tu! Il tuo povero Coviello, scellerata! Sparisci subito, infame! Lasciami in pace. Ma come? Tu pure ti metti... Lungi dalla mia vista, ho detto! Svelta! E non mi rivolgere mai più la parola, sai? Ehi! Vai! E che vespa gli appunti, tutti e due! Andiamo subito a raccontare questa bella storia alla padrona. Trattare così un innamorato. L'innamorato più fedele, più ardente che sia mai esistito. È spaventoso quello che ci hanno fatto. Io sto senza vederla da due giorni, che per me sono due secoli di angoscia. Per caso la incontro. Questo cuore, al vederla, tripudia. La gioia si irradia in tutto il mio essere. Estasiato, le volo incontro. E l'infedele evita il mio sguardo. E mi passa davanti imperturbabile, come se non mi avesse mai conosciuto. Le stesse cose dico io. Ah, Coviello, si è mai vista perfidia pari a quella dell'ingrata Lucilla? E a quella, signore, della scellerata Nicoletta? Dopo tutti gli appassionati sacrifici, i sospiri, i giuramenti dedicati alla sua bellezza. Dopo tanti assidui omaggi, piaceri, servizi che le ho fatto in cucina. Tante lacrime versate i suoi ginocchi. Tutti i secchi d'acqua tirati su dal pozzo per lei? Tanto ardore dimostrato ad amarla più di me stesso. Tanto calore patito a girare lo spiedo per lei. Ora mi sfugge sprezzante. Una sfrontata mi volta la schiena. Simile perfidia merita i più grandi castighi. Mille schiaffi per un tradimento simile. Non ti venga mai in mente di parlare in sua difesa. Me ne guardi il cielo. E non venirmi a scusare l'azionaccia di quell'infedele. Non te vedi, signora. No, stai pur certo. Tutti i tuoi discorsi per difenderla non serviranno a nulla. Ma chi ci pensa, signore? Voglio serbarle tutto il mio sdegno e romperò ogni rapporto con lei. Lo stesso farò io. Le avrà fatto colpo quel signor Conte che frequenta questa casa. Io scommetterei che si è lasciata abbagliare dal titolo. Io devo, per il mio onore, prevenire lo smacco della sua incostanza. Oh. Voglio ricambiarle pan per focacce, non lasciarle il vanto di avermi piantato. Sono pienamente d'accordo. Attizza il mio sdegno. E sostieni la mia decisione contro i resti d'amore che potrebbero parlarmi in favor suo. Dimmene, ti scongiuro. Più male che puoi. Quella, padrone mio, una gran smorfiosa, eh? Una gattaccia leziosa, farvi perdere la testa così. Io vedo in lei soltanto mediocrità. 100 le troverete più degne di voi. Innanzitutto agli occhi piccoli, piccoli. È vero, gli occhi piccoli, ma pieni di fuoco, luminosi, espressivi come non ce ne sono altri, e mai se ne videro più seducenti. Ma ha la bocca larga. Ah, sì, ma piena di incanti che le altre bocche non hanno. Soltanto al vederla accende il desiderio. È la più attraente, la più amorosa bocca del mondo. Di statura alta non è. Ah, no, ma snella e ben proporzionata. Ma nel parlare, nel muoversi, mostra una specie di languore. Non dico di no, ma che grazia ci mette. E i suoi modi avvincenti con quale fascino si insinuano nei cuori. Ma quanta intelligenza. Ah, ne ha, Coviello, è finissima, sensibilissima. La sua conversazione. Ma è incantevole. È sempre seria, signore. E la preferiresti con una giovialità rumorosa, no, con un buon umore aggressivo? Esiste qualcosa di più pestifero delle donne che ridono appena una apre la bocca? No. Ma una capricciosa,
come lei non si è mai vista. Ah, sì, è capricciosa, te lo concedo. Ma tutto donna alle belle. Dalle belle donne si sopporta tutto. E dalle belle donne si sopporta tutto. Bello è visto, signore.